Sì, sono in un punto di casa mia diverso dal solito. Dunque, in molti mi hanno chiesto, quando ho citato la sindrome di Lavandonia, di spiegare che cosa sia questa cosa. E non vi preoccupate, non dovete conoscere Pokémon per saperlo, vi spiegherò tutto quanto io. Come saprete, i Pokémon sono nati come videogioco, non come cartone animato o altro. E nei videogiochi originali, i più vecchi in assoluto, c'era questa città esplorabile chiamata Lavandonia. La città di Lavandonia era molto particolare rispetto a tutte le altre. Tanto per iniziare, c'era un gigantesco cimitero. Poi c'erano delle medium, si parlava molto di morte ed è un'intera città dedicata al contesto della morte e del ritorno dal mondo dei morti. Quindi una città estremamente particolare, in più è la città dove si poteva catturare Mew, il che la rendeva una città decisamente suggestiva e misteriosa. Quando uscirono i primissimi giochi di Pokémon nel 1996 ci fu un piccolo problema abbastanza misterioso. I giochi uscirono e dopo 2 settimane vennero ritirati dal commercio. E non vennero date spiegazioni del tutto ufficiali sul momento, se non che bisognava aggiustare delle cose che non funzionavano. Ok? Tutto qui. L'unica cosa che si poteva tranquillamente vedere che fosse davvero diversa dai giochi ritirati dal commercio a quelli che furono pubblicati dopo, era che la canzone della città della Vandonia era diversa. Aveva delle frequenze più basse, era molto più calma rispetto a quella originale. E da qui sono partite le leggende. E tutti hanno parlato della sindrome di Lavandonia, che praticamente doveva essere questa sindrome che in base alle versioni costringeva la gente a disegnare svastiche, costringeva i bambini a suicidarsi, dicendo che siano morte delle persone o altro del genere. In realtà non è così. Nonostante ciò, c'è un fondo di verità. Quello che vi sto per spiegare vi sconvolgerà radicalmente la vita, ma la sindrome di Lavandonia, beh, si può dire che esista davvero, ma non funziona così. Semplicemente i giochi vennero ritirati dal commercio perché contenevano degli errori. Era più facile perdere dati di gioco, cose di questo tipo, non chiedetemi le specifiche. La musichetta di Lavandonia, quella di sottofondo, venne cambiata perché quella originale poteva portare a mal di testa. E il mal di testa effettivamente può dare problemi a un epilettico in qualche modo, ma non è che uccida gli epilettici come molti hanno detto. Quella è una cosa che è successa davvero, ma ve ne parlerò in un altro video in cui mi dedicherò ai cartoni animati che hanno ucciso nel corso della storia dell'umanità. Per ora sappiate semplicemente che la canzoncina di Lavandonia venne cambiata perché quella vecchia poteva dare mal di testa e dare fastidio se ascoltata per molto tempo. E quella nuova invece non dovrebbe provocare mal di testa così facilmente. Il fatto che sia stata cambiata solo quella canzone e solo di quella città così misteriosa in realtà è un caso. Sappiate che comunque la storia della White Hand, del Buried Alive e un sacco di altre storie che sono state raccontate sulla torre di Lavandonia che era diversa, tu morivi e c'era. Sono tutte false. Sono tutte false. Sappiate che se volete controllare che sia vero, vi basta comprare una schedina di quelle ritirate dal commercio e scoprirete che no, è praticamente tutto identico il gioco. Cioè, a meno che non andiate a scoprire tutti i glitch che sono stati risolti all'incirca. È rimasto identico. Già, non c'è nulla di così misterioso e inquietante come tutti continuano a dire. È triste sfatare i miti.